Vado. Sandro Campagna, possiamo dire si comincia? Sì, finalmente si comincia dopo un mese di preparazione scarsa. Affrontiamo questo europeo che sarà una competizione di altissimo livello con squadre molto motivate, con altre che vogliono riprendersi lo scettro dei padroni della pallanuoto internazionale, per cui vedremo sicuramente delle partite spettacolari, intense, fisicamente molto forti, con anche magari soluzioni di gioco che sono le prime in funzione poi dei giochi olimpici, quindi c'è anche da studiare gli avversari. Un'Italia che non vince l'oro, lo diciamo scaramanticamente, da Vienna 95. Sì, è un po' di tempo. Noi affrontiamo questa competizione da campioni del mondo, però sarà una competizione bella da vivere ma difficile allo stesso tempo, perché tutte le squadre vorranno batterci, perché per noi ci impone il dovere di cercare di avere continuità di risultati, quindi non dobbiamo cullarci sul fatto che siamo già qualificati, vabbè, quindi questo europeo non è così importante, no, è molto importante soprattutto per noi stessi, per avere maggiore confidenza e consapevolezza poi ai giochi olimpici. Si parte con la Grecia. Ed è subito un avversario ostico, mi sta bene perché la prima partita è sempre abbastanza complicata, però quando l'avversario è di valore la concentrazione è sicuramente maggiore. Li abbiamo battuti nel recente passato, però non conta nulla, loro saranno motivati. Questa è una partita che significa arrivare primi nel girone, quindi 4 giorni di riposo poi prima della seconda fase, per cui vuol dire molto e entrambe le squadre hanno la voglia e la determinazione per portare a casa i 3 punti.